Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la Naruto Collection. Oggi 23esima uscita, il malvagio Hidan. Allora, che succede? Che praticamente la rivista è messa in un modo, mentre invece la miniatura in un altro, quindi non sapevo in che verso farvelo vedere. Comunque, avrete sicuramente notato che mi è venuto un po' di raffreddore, peraltro ho fatto anche i dovuti accertamenti, fortunatamente è semplicemente un raffreddore. E sicuramente nel canale in questi giorni, ragazzi, succederà qualcosa di molto particolare, ovvero che un giorno avrò raffreddore e un giorno no. Questo perché? Perché ovviamente io registrando i video in tempi diversi, ovviamente magari usciranno dei video prossimamente che ho girato qualche giorno fa e quindi appunto non avevo il raffreddore. Quindi se vedete che un giorno c'è un raffreddore e un giorno no, state tranquilli, è tutto assolutamente normale. Allora, come detto, oggi andiamo ad aprire Hidan. Ragazzi, questo è un bellissimo personaggio che voglio assolutamente affiancare a Kakuzu che abbiamo fatto l'altra volta, che per caso, se ve lo siete perso, vi lascio qui sopra. Ma non solo lui, vi lascerò tutte le uscite che abbiamo fatto finora. Sono molte, devo dire, non ne abbiamo saltate tantissime. Quindi se vi siete persi alcuni dei numeri, sicuramente i più importanti, li trovate tutti quanti qui sopra. E poi, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Va bene ragazzi, io direi di andare. Devo dirvi subito che ho trovato, guardandola qui dall'esterno, subito un piccolo difetto che non mi è piaciuto. Piccolo, poi non so se poi possiamo parlare di difetto. Adesso vi faccio vedere bene di che cosa sto parlando. Quindi insomma sono partito un po' scoraggiato, però poi speriamo che nel complesso la figure possa superare insomma le nostre aspettative. Bene, io direi di andare ad aprire il nostro Hidan. Allora ragazzi miei, eccoci qui. Come avevo fatto vedere prima, vedete il fascicolo è al contrario di come è messa la figure. Questa è l'uscita numero 23 della collezione. Noi francamente non ricordo assolutamente a che numero siamo. Sicuramente ne abbiamo saltate almeno 5-6, quindi voi nel titolo vedrete benissimo a che numero è la nostra rubrica. Francamente io non lo ricordo. Allora, andiamo a dare subito uno sguardo al nostro fascicolino, come facciamo sempre. Allora, Hidan, ragazzi, che dire? Allora, sicuramente, come detto, vicino a Kakuzu si starà benissimo, perché come sapete sono la coppia dell'alba. Fantastici, ragazzi, anche il loro teatrino, perché lui immortale, quell'altro che cerca di ucciderlo ogni 3x2. Quindi, insomma, come detto, eccoli qua, Kakuzu, come vi stavo proprio appena per dire. Quindi formano questa sorta di teatrino anche molto simpatico delle volte. Poi andiamo a leggere un pochino il fascicolino. La maledizione del dio Jashin. Un jutsu proibito in grado di rivolgere contro le vittime i loro stessi attacchi. Solo i seguaci di Jashin possono imparare la tecnica per la vita eterna. Ovviamente lui è costretto, tra virgolette, a bere il sangue dei suoi nemici per poter mantenere l'immortalità. Anche se ha il dono dell'immortalità, Hidan non è invulnerabile agli attacchi nemici. Le ferite, anche quelle più profonde, hanno poco effetto su di lui. Ma ciò non significa che non avverte il dolore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, Hidan pare quasi ricavare piacere dalla propria sofferenza, per non parlare di quella delle sue vittime. L'unico modo per renderlo inoffensivo è la decapitazione. Ma se Kakuzu gli riduce la testa sul tronco, Hidan è in grado di riprendersi come se nulla fosse. Quindi, insomma, come detto... Allora, qua, guardate che carino questo poster, in questo super deformed, no? Dell'organizzazione Alba, molto carino. Poi che cosa ci dice qua? I migliori momenti di Hidan. Vabbè, poi come al solito, ragazzi, il fascicolino è pieno di informazioni, anche di cose molto particolari, che è carino riandare a leggere. Allora, prossimo numero è, che cosa diciamo qua? La figure di Sasuke. Ovviamente in versione Alba, quindi con il classico vestitino con le nuvolette rosse. Ragazzi, questo sicuramente lo andremo a prendere perché è un numero super. Sono sicuro che anche voi sarete entusiasti di questa uscita. Quindi fra una settimana o salvo ritardi, insomma, lo andremo a prendere. Allora, spostiamoci sul nostro protagonista, Hidan. Apriamo e andiamo a vedere. Allora, come vi dicevo proprio pochissimo fa, ha un difetto che ho notato subito anche senza aprirlo, che devo dire... Erano tutti così purtroppo, io ne ho scelto fra tre figure diverse e non è un difetto ragazzi, è stato proprio scolpito in questo modo, quindi diciamo che non ci si poteva fare veramente nulla. Allora, di cosa sto parlando? Della scultura, amici miei, del petto. Francamente, allora, io capisco che questa collezione è molto molto priva di dettagli,
Ora, se avete in mente quella di Street Fighter che stiamo facendo e andate a vedere come sono stati scolpiti i muscoli, tutta la muscolatura, ovviamente qui non c'è proprio non c'è proprio il paragone, ragazzi. Davvero siamo su due mondi completamente diversi. Però, francamente, da non scolpire a scolpire qualcosa che neanche c'è, perché il pettorale è completamente assente ed è sostituito da questa sorta di bozzo. E ragazzi, ditemi voi se per me è bruttissimo, diciamocelo sinceramente. Quindi capisco non farlo perfetto, però insomma un abbozzo di pettorale era sicuramente più gradito rispetto che questo, boh, non so neanche come definirlo. Devo dirvi, bruttino. Purtroppo, come detto, anche le altre tre uscite erano esattamente così, quindi è proprio la figura è stata scolpita e ideata così, quindi non ci si poteva fare nulla. Io non lo so se magari con un po' di colore, andando a disegnare delle ombre, magari si può risolvere la situazione, quindi magari disegnandolo il pettorale, però francamente così a me non piace. Sicuramente quando lo andremo a posizionare in mezzo a tutta l'organizzazione Alba, ora l'occhio non è che andrà a guardare questo punto. Però noi per questo video, che appunto stiamo analizzando proprio la figure nella sua totalità, io devo dirvi che questo è qualcosa che non mi piace affatto. Però, diciamo una cosa, ora, a parte questo difetto che vi ho parlato subito, devo dirvi che poi nel complesso la figure non è affatto male. Una nota assolutamente positiva io la voglio dare alla sua arma, che è stata fatta molto bene, guardate, è stata sia colorata sia scolpita molto bene. Sono abbastanza positivo, guardate anche che bella la corda sotto la sua falce. Sono state fatte bene anche le mani, perché abbiamo notato che in questa collezione spesso le mani hanno avuto un po' delle difficoltà, magari un po' storte, un po' scolpite male. Devo dirvi che qui sia la mano destra che la mano sinistra sono state fatte bene. C'è anche l'anello colorato abbastanza bene, anche le unghie, dai, possiamo essere soddisfatti. Il viso pure non ci possiamo lamentare, non è la cosa più bella del mondo sicuramente, i capelli quasi con zero scultura. Sicuramente come in linea con tutte le altre uscite, però non è neanche male. Il vestito dell'Alba resta assolutamente in linea con tutti gli altri personaggi che abbiamo potuto apprezzare dell'organizzazione Alba, in quanto le nuvolette sono abbastanza carine, però presentano i soliti difetti di colore, le solite sbavature che vedete qua. Abbiamo proprio l'assenza del rosso, vedete? Qui abbiamo il bianco che un po' sbava, esce un po' dal contorno, quindi insomma i soliti difettucci. Sulle gambe possiamo essere abbastanza soddisfatti, i piedi anche hanno le unghie fatte abbastanza bene, ovviamente la scrittina Idan, come tutte le figure che abbiamo visto finora, quindi io direi che tutto sommato giudico promossa questa figure. Io ci vado a posizionare Naruto, come facciamo ormai da sempre, però diciamo che si sono un po' persi in un bicchiere d'acqua, nel senso che andando a toccare qualche piccola cosetta in più, mi sembra che un po' questa cosa sia ridondante in questa collezione. Succede spesso che per un piccolissimo errore, insomma un qualcosa che bastava poco per poterla migliorare, avrebbero sicuramente ottenuto un risultato molto superiore. In questo caso magari con una colorazione un po' migliore, con una scultura leggermente migliore, quantomeno sul petto, avremmo sicuramente ottenuto un risultato molto più positivo. Comunque dai, tutto sommato sono abbastanza soddisfatto, poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like immortale come il nostro Idan. Io vi do appuntamento sicuramente per la prossima settimana, come abbiamo già visto con Sasuke in veste dell'Alba. Veramente meraviglioso, sicuramente non mancherà sul canale. Poi francamente guardando il piano dell'opera in questi giorni mi sono accorto che da dopo Sasuke usciranno un sacco di personaggi parecchio secondari che sicuramente, raga, dovrò saltare, perché come detto non ho veramente più spazio per inserire queste collezioni, quindi devo proprio scegliere i personaggi che più preferisco. Comunque, settimana prossima sicuramente Sasuke. Qui da Visio è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!